Benvenuti a una nuova puntata di Namastè. E in questa puntata parliamo di un argomento veramente affascinante. Parliamo con la nostra maestra Rosetta di yoga e anche di meditazione, perché infatti in questa puntata parleremo di meditazione, argomento un po', molto complesso. Molto complesso, ma io ti ringrazio per avermi invitato, proprio perché vorrei semplificare, perché si parla troppo di meditazione, si complica troppo, per cui queste informazioni così disparate molte volte scoraggiano. L'attività che invece dovrebbe essere promossa a tutti i livelli, insomma, anche i bambini dovrebbero imparare a meditare. Da una certa età, dai 7-8 anni già sono in grado di poter Si meditare. potrebbe già iniziare da bambini, Sì. Rosetta. Beh, questa è una bella cosa perché Sì, perché? essendo cos'è, una disciplina oppure una forma, sicuramente Sennò, fa bene già da piccoli, insomma. certamente, perché si impara a concentrarsi. Diciamo che le problematiche maggiori oggi sono proprio dovute alla distrazione. Quindi la distrazione spesso causa anche piccoli incidenti, grossi incidenti anche. Non ci, mancando l'attenzione, siamo più facilmente indotti a commettere errori di valutazione o di scelta. Comunque noi dobbiamo fare scelte continue, no? Nell'arco della giornata, a tutti i livelli, anche cosa mangiare, cosa comprare, cosa fare. E spesso ci troviamo in uno stato di confusione, capito? E allora la meditazione consiste proprio nel mettere in pratica delle tecniche che poi sono semplici, ecco, più semplici sono e più sono efficaci. Quindi non ascoltiamo quelli Tante che mode anche, giusto? bravissimo, sì, tante, perché poi di meditazione c'è un'infinità, c'è una sfilza, è quella taoista, è quella buddista, è quella cristiana, è quella musulmana, insomma, di tutti i tipi. Ma in buona sostanza, che cos'è la meditazione? A che cosa serve la meditazione? La meditazione fondamentalmente serve per favorire, visto che parliamo di comunicazione, questa comunicazione tra la mente e il corpo. Noi spesso privilegiamo una parte o l'altra. Infatti ci sono persone molto mentali, molto teoriche. Sì, le teorie sono belle da conoscere, ma spesso rimangono appese al soffitto come salami, dico sempre io, no? E invece altri che non favoriscono il mentale, ma la parte fisica e materiale, basta, e quindi anche lì ci si ritrova comunque alla fin fine a dimenticare chi siamo realmente. Quindi per me è fondamentale favorire questa proiezione degli elementi verso questa unificazione, no? Questo equilibrio tra mente e corpo. La meditazione serve a questo. Ma per capire ancora meglio il senso, bisogna almeno rendersi conto che noi siamo un microcosmo e siamo la rappresentazione in piccolo del macrocosmo. Ogni tanto bisogna anche portare il pensiero verso questo immenso cosmo di cui noi facciamo parte integrante, no? Come fanno questi elementi ad essere così ordinati? No? L'ordine cosmico, che in sanscrito si chiama Rita, è facile questo nome, ma è bellissimo perché è questa interazione, queste forze che tengono in equilibrio galassie, visto che ci sono anche più di un universo, gli universi, le stelle, i pianeti, l'uomo, le molecole, le cellule, sono tutte ben ordinate e ben C'è un ordine prestabilito a livello stabilito. cosmico, E però noi sulla facciamo meditazione noi dobbiamo lavorare sulla mente, su questa giusto? forza. E su questa Ecco, forza, è dice. importante questo. Cioè, partivo dal cosmo, proprio perché il cosmo è, che cos'è che tiene insieme questi elementi in equilibrio? La forza è cosmica. Siccome prima ho detto che noi siamo il microcosmo, ecco, la forza corrispondente nel nostro corpo, come si chiama? È il prana. È
è la forza vitale. Questa forza tiene in equilibrio tutti gli elementi interni che rappresentano appunto questo meraviglioso insieme di elementi che poi servono a mantenere in equilibrio il corpo. Ora, ci sono, scusa Rosetta, quindi ci sono anche degli esercizi da fare, possiamo chiamare esercizi anche a livello mentale, sì. Di meditazione. Quindi si lavora con la mente. È un po' con l'immaginazione oppure ecco, per fare visualizzazioni? Guarda, cosa bisogna usare? È molto semplice. Fondamentalmente bisogna avere un po' di buona volontà, perché se non c'è volontà non ci si muove proprio. Però ritornando al discorso che noi abbiamo delle forze da gestire, queste forze, specialmente quelle cosmiche, e noi siamo immersi in queste forze, le dobbiamo anche prendere, dobbiamo attingere da queste forze. Noi lo facciamo sempre, tutte le notti, inconsciamente. Quindi, noi tutte le notti cosa facciamo? Incameriamo una quantità di questa forza che poi ci serve per, durante il giorno, per essere spesa questa forza nelle attività quotidiane, il pensare, il mangiare, il camminare. Però questa forza che noi incameriamo durante la notte è limitata. Invece meditando noi abbiamo la possibilità di incamerare in abbondanza questa forza, proprio in abbondanza, e quindi integrare un po' quella mancante che noi non riusciamo tutte le notti ad acquisire in... Anche perché noi facciamo una vita oggigiorno che ci porta a spendere più di quello che noi incameriamo, no? E questo che cosa comporta? Comporta che noi tutti i giorni come dire, consumiamo velocemente questa quantità di forza vitale e ci ritroviamo spossati, stanchi, un po' demotivati. Questa mancanza di forza vitale che comporta la creazione del cosiddetto comunemente detto stress. Poi anche dello stress se ne parla in tutti i modi, si cerca di quantificarlo, di misurarlo. Insomma, sta di fatto che lo stress è la mancanza di forza vitale che ci permette di vivere in modo sereno e felice. Allora abbiamo però questa possibilità, noi perché non praticare la meditazione per eliminare lo stress? Allora, che cosa avviene in buona sostanza? Si mettono in pratica delle cose semplici, piccoli accorgimenti, che posso anche annunciare così, cioè le cose più importanti sono quelle di chiudere gli occhi, e, per un attimo anche non pensare a nulla, e Basta anche un minuto, se uno chiude gli occhi, si mette a sedere, si rilascia un pochino, ecco, già sta producendo serotonina. Già la perché dici così? Parliamo anche di questo argomento, perché hai parlato di questo ormone, insomma di questa sostanza che noi produciamo? Cioè la meditazione ha un'interfaccia anche sulla nostra chimica? Un fisico, certamente sì, noi siamo, l'ho detto prima, mente-corpo, quindi non ci possiamo dimenticare del corpo. La mente senza il corpo non funzionerebbe e viceversa. Per cui queste sostanze vengono prodotte dal nostro organismo, noi siamo capaci di produrre endorfine, sono le cosiddette morfine interne, no? Sono delle droghe vere e proprie, droghe naturali che noi produciamo, ma noi produciamo anche la ghiandola pineale nel buio e durante il sonno con sogni, questa volta produce una sostanza allucinogena e quindi ci dovrebbero mettere in prigione, ma quantomeno questa sostanza allucinogena è vietata. Produciamo noi, quindi però è naturale noi. E però noi siamo proprio un'industria chimica meravigliosa, ma questo per dire che non è un incentivo ad assumere le droghe,
E invece è l'esatto contrario. Perché assumere le droghe quando noi le possiamo produrre e quindi possiamo produrre quegli stati di coscienza, di pace, di serenità, di appagamento, quindi non più vivere la vita con quell'ansia e quell'aspirazione di dover procurarsi beni materiali che poi sono del tutto privi di quell'effetto che noi pensiamo possano avere in modo illusorio. Quindi scusa, abbiamo, da quello che ho capito, praticamente tutto dentro di noi, giusto? Non c'è bisogno di andare a cercarlo fuori. Allora, facciamo un esempio anche pratico. Non so, diamo un consiglio ai nostri amici, una meditazione semplice che si può fare, non solo chiudere gli occhi anche per poco, ma anche, non so, una visualizzazione semplice che comunque per iniziare fa bene. Per iniziare, per non scoraggiare e per non creare illusioni, false illusioni, riconoscere il fatto che io sì voglio ottenere dei vantaggi, ma mi devo approcciare alla meditazione in modo delicato e gentile come ci si può approcciare ad una persona che amiamo. Quindi dobbiamo amare quello che facciamo. Quindi quando ci mettiamo in questa posizione, che è la posizione comoda, si chiama posizione comoda, seduta, ma è obbligatoria questa posizione per meditare? Non è obbligatoria. Quindi posso usare una sedia, posso usare sì il pavimento, un panchetto, quello che ci pare, non certo sdraiati a letto. Questo è che non si deve fare nella meditazione. Bisogna decidere di mettersi in una posizione in cui la colonna vertebrale sia verticale, come se fossimo delle piccole antenne proiettate verso l'alto per attingere una sostanza che è nostra comunque, ma bisogna mettersi nelle condizioni di poterlo fare. La condizione fondamentale però sono le onde cerebrali, no? Per poter attingere questa forza cosmica io devo creare le onde alfa. Per creare le onde alfa, che è lo stato di coscienza del dormiveglia, che io tutte le mattine, tutte le sere, come prima di addormentarmi e la mattina quando mi sveglio, ho le onde alfa nel cervello, allora per procurarmi, cioè per stare in questa posizione essenziale per poter meditare, io devo prima di tutto escludere tutte quelle che sono le attività mentali quotidiane, quindi il parlare, il sentire, il vedere, il toccare, il gustare. Ecco perché io ad esempio non amo durante la meditazione, anche se molti invece dicono questo, gli incensi, la musichina, e quelli sono elementi di distrazione, per cui io voglio meditare e invece mi tiro fuori, io voglio entrare dentro e invece questi elementi mi portano fuori, e per me è un errore grossolano. Quindi nel tuo centro dove fai meditazione, il centro Maya, non usi queste... Questi strumenti particolari, solo quando io desidero sentire un profumo, allora si possono usare, e in casi particolari. Però per la meditazione quotidiana basta soltanto decidere di farlo. Va bene qualsiasi momento, qualsiasi ora, nei testi yogici, ma lì si parla di uno yoga che era monastico, quindi c'erano delle regole particolari, momenti particolari della giornata, ma per noi occidentali, noi che vogliamo eliminare, no, questo vortice dei pensieri, questo stress, queste paure, queste ansie, ecco, è sufficiente che io mi metta a sedere in un posto calmo, però ecco, deve essere comunque privo di rumori, deve essere un posto tranquillo. Ci si accomoda, ci si assesta, si verticalizza la colonna vertebrale. Verticalizzare significa creare le quattro curve fisiologiche, avere questa proiezione verso l'alto e iniziare a rilasciare la muscolatura superficiale. Questa è la seconda fase, molto importante, perché quando io già rilascio tutti i muscoli, ho già la mente calma, quindi le onde alfa. Poi altro elemento fondamentale
oltre la posizione e il rilassamento muscolare, è questa osservazione. Io devo osservare il mio respiro senza andare ad alterarlo, a modificarlo, a pensare, ma tutti parlano di esercizi respiratori. Niente, non penso. Una cosa naturale, il mio respiro lo devo conoscere, per conoscerlo lo devo osservare. Lo osservo, ma senza aspettative, senza giudizio, senza criticare. Mi devo piacere per quello che faccio, perché poi il respiro da solo, quando viene osservato, migliora. Diventa sempre più bello, sempre più lento. Sapete benissimo che più lento il respiro e più si allunga la vita. Invece noi siamo sempre in iperventilazione, no? Perle anche di saggezza, la meditazione, non solo esercizio. Ma è bellissimo comunque, perché poi... È una cosa che fa stare benissimo. Fa stare bene, poi anche immediato. Cioè questa sensazione di pace mentale, di gioia, avviene subito. Non devo io stare a meditare ore e ore. Però ecco, una cosa importante, ci vuole la costanza. Non è che se io medito oggi, ecco, ottenuto, arrivederci, grazie, no. Devo in qualche modo fare in modo che diventi un'abitudine. Un'abitudine, come tante altre azioni che noi facciamo quotidianamente, quindi le rendiamo un'abitudine, così deve entrare nelle nostre attività quotidiane la meditazione. Ma bastano 5 minuti, 3 volte al giorno, 2 o 3 volte, ma anche una volta, Quindi quando io proverò il piacere, il gusto degli effetti della meditazione di 5 minuti al giorno, e dopo troverò sì anche altri 5 minuti per eseguirlo altre volte nell'arco della giornata. E così io sarò sempre in forza, sarò sempre felice, sereno, pronto ad affrontare quelle che chiamiamo difficoltà. Non sono difficoltà, sono le opportunità della vita, no? Quindi troverò sempre le soluzioni. Facilmente, perché così basta poco. Allora Rosetta, per concludere, una curiosità anche, non mi ha detto, nel tuo centro Maya qui ad Arezzo fai meditazione, i tuoi allievi come rispondono secondo te alla meditazione in modo particolare, o a quelle che fai te, che proponi tu, insomma? Ogni tanto parliamo di quelle che sono le problematiche, le difficoltà. È evidente che difficoltà ce ne sono sempre, come anche per me, perché è un divenire, è un crescere, è una progressione. Però si rendono conto dopo qualche settimana di frequenza che le cose sono cambiate. Allora si rendono conto delle differenze. Se prima non riuscivano, per dire, ad assumere la posizione seduta, dopo automaticamente si rendono conto di essere riusciti e lo fanno. E allora si sentono, come dire, spinti ad andare avanti, a continuare, perché è piacevole scoprire se stessi, no? Noi abbiamo un potere enorme, dobbiamo semplicemente trovare la chiave adatta per aprire questo scrigno e trovare questa bella. Ma non scoraggiare e dire che non abbiamo questo potere, ce l'abbiamo, dobbiamo semplicemente crederci. Bene Rosetta, io ti ringrazio per questo attimo che ci hai dedicato a Namaste sulla meditazione. Noi salutiamo i nostri amici a casa, e che cosa gli possiamo dire per salutarli? Amici, meditate. Meditate, meditate. Pratica è la pratica. La teoria va bene, un po' di teoria, ma la pratica è quella che fa realizzare. Avere il coraggio anche. Il coraggio anche di iniziare e poi proseguire. Iniziare dopo le cose vengono da sole. Va bene, grazie Rosetta, grazie a presto. A te. E ciao a tutti.